Piacere dare il buongiorno all'avvocato Fabio Fulgeri. Buongiorno avvocato, come sta? Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Buongiorno avvocato. Non le rubiamo troppi minuti, anche perché sappiamo che è in treno, quindi andiamo subito al Esatto. nocciolo, al nocciolo della Anche per la questione. privacy. Ieri cosa è successo in procura a Roma? Cosa è successo? Lo avete letto dai giornali, insomma, il Presidente si è presentato su sua richiesta in procura per essere sentito, ascoltato dai magistrati, spiegare la posizione della squadra che è di assoluta, diciamo, linearità nella redazione del bilancio. L'operazione è stata condotta in maniera corretta, i valori dei calciatori non sono legati a norme o indicazioni che possano in qualche modo, come dire, stabilire dei parametri fissi, ma sono legati appunto alle oscillazioni di mercato, alle Ok. esigenze degli acquirenti. Quindi, voglio dire, i valori individuati nell'accordo che prevedeva anche l'acquisto del calciatore Osimhen sono quelli individuati dalle parti, non sono sindacabili, secondo me. D'altra parte non ha partecipato direttamente alla scelta dei calciatori perché sono prerogative, diciamo, di carattere sportivo. Sono questi gli argomenti, insomma, che abbiamo esposto nella nostra difesa. Le tempistiche per quanto riguarda invece il verdetto dovrebbero arrivare entro un mese, giusto, avvocato? Ma non c'è una tempistica, diciamo, prestabilita dal codice. Ci dobbiamo affidare alle valutazioni dei magistrati che poi saranno ulteriormente, come dire, arricchite da delle memorie difensive che sto preparando a sostegno ulteriore di quello che abbiamo detto. Quindi dobbiamo attendere i tempi dei pubblici ministeri, i tempi di valutazione dei Certo. magistrati della Procura di Roma. C'è anche un eventuale rischio di una riapertura del procedimento sportivo nei confronti della società sportiva Calcio Ma guardi, io l'ho detto più volte, non sono un esperto di diritto sportivo, Napoli. tuttavia ritengo che siccome poi gli elementi utilizzati nel processo sportivo sono gli stessi che fanno parte del fascicolo delle indagini di Roma, insomma non è emesso nulla di nuovo, quindi Ok. sinceramente ritengo ed auspico che non ci sia nessuna ripercussione sotto il profilo sportivo. Avvocato, rileva ai fini della difesa di Aurelio De Laurentiis, che lei sta brillantemente curando, il fatto che non ci sia stato effettivo vantaggio per il Napoli in questa operazione, o semplicemente, mettiamo caso, in Francia dimostrassero che questa operazione ha dato un vantaggio a Lille, allora anche lo stesso Napoli o De Laurentiis potrebbe riceverne delle conseguenze, perdoni il linguaggio non proprio giuridico. No, no, capisco perfettamente dove vuole arrivare. Allora, trattandosi appunto di un reato, quindi una contestazione, seppure prevista dal codice civile, comunque un reato penale, quindi nel caso di specie falso in bilancio, dovrebbe prevedere un ingiusto profitto, un ingiusto vantaggio. Vantaggio che non c'è stato sicuramente con riferimento alla situazione della bilancistica del calcio Napoli, perché sapete bene che i conti sono assolutamente in ordine, anzi forse tra le squadre più virtuose d'Italia, quindi non aveva necessità di gonfiare il patrimonio e i valori. Qualora ci fosse stato un vantaggio nei confronti della società del Lille, in ogni caso appunto trattandosi di un reato che prescrive il dolo, quindi la volontà di favorire, diciamo, un terzo, che nel caso di specie dovrebbe essere il Lille, sinceramente non sono emersi elementi da cui poter inferire, ricavare degli accordi, insomma, dolosi o comunque dei favori che la società sportiva avrebbe potuto fare nei confronti dell'Inter. Quindi anche sotto questo aspetto siamo abbastanza seri. Un'ultima considerazione, la trattativa è stata curata da Cristiano Giuntoli, sempre insomma in punta di piedi, chiedendo all'avvocato, in questo caso lei, perché a quel punto non c'è nel procedimento Giuntoli se è stato lui a curare la trattativa? Vabbè, questo è come dire, un aspetto che è stato evidenziato da un giornale, da un quotidiano. In realtà la trattativa è chiara che è stata curata da Giuntoli perché era il direttore sportivo. Ok. Quindi sono, come dire,
accordi e valutazioni di carattere sportivo che competono alla direzione sportiva. Nessuno ha accusato Giuntoli, come è sembrato. Eh no, era importante chiarire anche questo aspetto, non è arrivata nessuna accusa da parte di De Laurentiis o di chicché sia verso Cristiano Giuntoli. Che giù mi ha ascoltato, confermo che se ne era occupato lui, ma voglio dire, parliamo appunto di trattative come dire, che competono al settore sportivo. Poi è accusato la società perché legale rappresentante della Laurentiis, questo è il ragionamento, forse della procura. Bene così, avvocato, la Capito? ringrazio. E di nulla, buona giornata. Grazie, Buona giornata e buon avvocato. lavoro all'avvocato Fabio Fulgeri.